Ha preso il via la seconda edizione del Festival della Partecipazione promosso dall'Alleanza Italia Sveglia, Action Aid Italia, Cittadinanza Attiva e Slow Food Italia assieme al Comune dell'Aquila, che fino a domenica 9 luglio porterà nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei palazzi storici e nei teatri delle città musica, spettacoli e buon cibo. E tutti quei cittadini che vorranno prendere parte a una 4 giorni di confronto, riflessione, rigenerazione urbana e politiche dal basso. Durante l'evento inaugurale, moderato da Francesco Verderami, giornalista del Corriere della Sera, il sindaco della città Pierluigi Biondi ha sottolineato: in una città come l'Aquila, quello della partecipazione è un tema di grande attualità, soprattutto alla luce degli investimenti in essere di quelli che andranno fatti in futuro. L'anno scorso abbiamo chiuso dimostrando che la politica non è monopolio dei partiti, ha ricordato il segretario generale di Cittadinanza Attiva, Antonio Gaudioso. Quest'anno, con cittadini di serie A, vogliamo batterci affinché tutti possano avere davvero gli stessi diritti. L'idea, e quello che è nato lo scorso anno, è stata una sorta di grande comunità che poi nel corso dell'anno ha lavorato, discusso in giro per il paese dei processi partecipativi e di come questi potevano incidere nel cambiamento. La partecipazione è oggi il principale strumento di lotta ai meccanismi di esclusione, ha detto invece Gaetano Pascale, presidente di Slow Food Italia. Mettere i cittadini in condizione di partecipare equivale a superare l'individualismo e a porre le basi per l'elaborazione di un pensiero collettivo e per riscoprire il senso di comunità. La partecipazione per noi prima di tutto deve essere uno strumento di lotta all'esclusione. Oggi viviamo una società che tende ad escludere troppo i cittadini, riteniamo che questo strumento debba essere utilizzato nel miglior modo possibile per includere. Vogliamo lanciare un messaggio ai governi che si sono riuniti oggi a Tallinn per discutere di migrazioni, ha concluso Marco De Ponte, segretario generale di Action Aid. L'unica risposta efficace è quella che mette al centro delle politiche migratorie il rispetto dei diritti umani, l'accoglienza e l'integrazione. Qui ci confrontiamo tra noi, ci confrontiamo con le istituzioni locali, ci confrontiamo con le istituzioni nazionali e anche quelle internazionali. Abbiamo appena oggi mandato un messaggio al vertice di Tallinn sui migranti. Riteniamo che la società civile organizzata possa co-creare forme di governo, non debba solo stare a guardare e accettare quello che le istituzioni ci preparano.